Buonasera, sono tornata con un nuovo video e ho deciso finalmente di proporvi il video dedicato alla mia night skincare routine. Quindi vi mostro in azione tutti i prodotti, o quasi, che sto utilizzando in questo periodo. Tra l'altro ho deciso di fare una doppia skincare routine, quindi vi mostro sia i prodotti bio sul lato sinistro, tra l'altro, sia i prodotti non bio che li vedrete applicati sul lato destro. Quindi partiamo! Allora, parto con lo struccare gli occhi come sempre e parto con il Melvita, struccante bifasico occhi che sapete che amo, è un prodotto bio. E contiene estratto di narciso e acque floreali di rosa, fiori d'arancio e fiordaliso. È estremamente delicato, ma devo dire che strucca molto molto bene. Il 99% di ingredienti è di origine naturale, costa 16,90 euro, lo trovate sul sito ufficiale che vi dico qua sotto, e sono 100 ml come formato. Sinceramente mi sento di consigliarvelo. Adesso passiamo invece al prodotto non bio che amo follemente. Sto parlando di Biotherm, uno struccante bifasico adatto a trucchi resistenti, quindi anche mascara waterproof li strucca benissimo, senza problemi. Non è particolarmente unto, sinceramente non mi dà alcun fastidio. Questo costa un pochino di più, ovvero 20 euro, sono sempre 100 ml, classico formato, diciamo. Di struccante occhi, a volte lo trovate magari ovviamente in offerta. Io infatti l'avevo trovato molto scontato da Marianò e anche questo ve lo consiglio assolutamente. Ritorniamo a parlare di Melvita, un brand francese che amo da diverso tempo e che ultimamente sto utilizzando tanti prodotti di questo marchio. Questo è un latte struccante alla rosa, ovviamente bio, che ha cambiato il pack, non so se ha cambiato anche la formulazione, ma sul sito ufficiale Melvita, questo in particolare che sto utilizzando io, non l'ho trovato. Elimina con delicatezza il trucco e anche l'impurità. Contiene acqua floreale di rosa e ha un costo di 14,90 euro e il formato è da 200 ml, molto pratico, mi trovo bene e anche questo ve lo consiglio. Adesso vado a utilizzare un prodotto che amo particolarmente, che ho già ricomprato 3 volte, e è Elan. Elan è un brand, un marchio della mia città, di cui vado molto orgogliosa, e questo è uno struccante integrale all'acqua che contiene miele, propolis, olio di mandorle dolci, è estremamente delicato. State vedendo in sovraimpressione la sponge di Sensai che utilizzerò per rimuovere entrambi i prodotti. È veramente un prodotto, questo di Sensai, che vi consiglio di acquistare e consiglio ovviamente l'acquisto anche di questo struccante di Elan che ha un costo di 14,50 euro per 150 ml. Thank you.
dischetto grande e utilizzo l'acqua micellare. Adesso andiamo a utilizzare un'acqua micellare bio che mi sta piacendo tantissimo, che è della Bio Caloderma, che penso che sia una nuova linea. Io l'ho trovata da Tigotà ed è un'acqua micellare detergente alle tre rose, rosa centifoglia, rosa damascena e rosa canina. Contiene anche il succo di aloe vera, ovviamente parliamo di un'acqua micellare biologica certificata, ha un costo esiguo, 6,50 € e contiene 200 ml di prodotto. L'ho trovata appunto da Tigotà. Passiamo all'altro lato e vado a utilizzare una acqua micellare che mi piace tantissimo, che è di Garnier, quindi la trovate tranquillamente nella grande distribuzione, ed è l'acqua micellare bifase con fiordaliso. Devo dire che mi è piaciuta tanto, molto di più sinceramente dell'altra, quella con argan. Questa è indicata per chi ha occhi e pelle sensibili. Ovviamente ha un costo molto basso, circa 4,90 €, ma potete trovarla anche molto meno e ha un formato maxi da 400 ml. Devo dire che mi piace tanto, ovviamente poi io la risciacquo, è veramente un ottimo prodotto. Adesso vado a utilizzare un gel detergente delicato che a volte utilizzo anche al mattino, di Delidea Bio. Mi piace veramente molto, è una linea tra l'altro che amo, di cui vi ho già parlato nel video dedicato appunto a Tigotà. È la linea idratante fico e uva spina. Rinfresca molto, ovviamente deterge in maniera comunque sempre molto delicata, illumina l'incarnato ed è ricco di vitamine. Costa 6,99 € per 150 ml. Ottimo prodotto. Passiamo a un altro gel detergente. Questo è il gel micellare struccante leggero di Clinique. Questo tra l'altro me lo regalò Manuela e mi piace davvero tanto, soprattutto in questa stagione perché è freschissimo, ha una texture acqua gel piacevolissima proprio appunto in questo periodo e rimuove delicatamente ogni traccia di trucco, lascia la pelle fresca e detersa, ha un costo comunque buono, costa 20,90 € e contiene 150 ml di prodotto. Adesso passo a utilizzare una mousse che è la mousse detergente micellare di Bio Phytorelax. Sapete che ho comprato tantissimi prodotti di questa linea, che è la Hydro o Hydro Avena, che è proprio quella specifica per le pelli secche, le pelli disidratate ed è un prodotto fantastico perché è molto delicato, molto leggero, fa una soffice schiuma, ma veramente leggerissima. Contiene acido ialuronico e costa 8,90 €, la trovate nella grande distribuzione e 150 ml di prodotto. Adesso passiamo a un altro prodotto, è un prodotto che mi è stato inviato già da un po' di tempo, quindi l'ho testato a lungo, è di Absogos Cosmetics, proviene dalla Sardegna ed è una cleansing foam, quindi una mousse detergente viso anti-età. Ebbene sì, fa parte della linea Divine, è un anti-età, contiene gli alfa idrossiacidi che velocizzano, no, il turnover cellulare, quindi lo utilizzo la sera anche per questo motivo, poi io la sera utilizzo tutti i prodotti anti-age. È un prodotto fantastico, quindi è veramente un prodotto anti-età.
150 ml, prezzo 28 euro. Vi lascio ovviamente il link nel caso vi interessasse l'acquisto. Adesso passiamo a uno degli step che prediligo di più, ovvero l'utilizzo del tonico. Questo è il tonico di natura equa che io ho già utilizzato svariate volte, lo amo pazzamente, è un tonico alle due rose che vengono coltivate in Valle Scrivia e ha un costo di 10,50 euro, lo trovate nelle bioprofumerie ad esempio, io l'ho comprato da Timiama Genova e assolutamente ve lo consiglio. Adesso utilizzo un altro Mai Più Senza, non posso più vivere senza questo prodotto, lo utilizzo da svariati anni, sto parlando dell'acqua di bellezza di Caudalie che rappresenta un best seller del brand. Io adesso sto utilizzando la versione grande, quella che costa 36 euro, illumina l'incarnato, restringe i pori, fissa il make up. Insomma, dovete assolutamente provarla. Esiste anche la versione più piccola che, se non erro, costa 13 euro. Adesso arriviamo a un altro step fondamentale. Sto parlando del momento dell'applicazione del siero viso. Non rinuncio mai al siero, né al mattino né alla sera. La sera utilizzo sieri più antietà, ad azione lifting, rassodante, che rendono la pelle del viso compatta. Ho miscelato qualche siero perché adesso è un periodo che faccio così. Questo è quello di Natura Estonica. Li conoscete perché li ho fatti vedere praticamente in tantissimi video. Questo è del dottor Konopkas. Vi lascio poi tutti i link qua sotto nell'info box. Costano pochissimo, li miscelo tra di loro. Per questo risultato di pelle compatta, luminosa, e ve li consiglio entrambi. Adesso passiamo all'altra parte del viso. Applico questo siero bifasico di Biotherm Aqua Source Aura Concentrate e lo miscelo a un altro siero che amo tantissimo, che è questo di Yves Rocher Rughe e Luminosità, quindi un anti-age che migliora l'aspetto delle rughe di espressione e ravviva l'incarnato rendendolo più luminoso. Aggiungo poi qualche goccia di questo concentratissimo di Lab Care Omega 3 Omega 6 che fa benissimo alla nostra pelle e quindi lo applico, poi applico un po' di gocce qui, un po' di gocce lì e miscelo il tutto e lo stendo poi sul viso, la parte ovviamente interessata. Il risultato è ottimo, non sempre appunto miscelo i vari sieri, a volte appunto ne utilizzo uno soltanto, dipende. Provo, mi piace sperimentare e sono contenta di farlo, i risultati si vedono. Adesso passiamo a una zona molto delicata che è la zona del contorno occhi. Per la parte bio utilizzo una crema contorno occhi fantastica di Natura Estonica. È una crema contorno occhi molto idratante, abbastanza ricca, che mi piace utilizzare alla sera e ha un'azione anche lifting. La picchietto con molta delicatezza sulla zona del contorno occhi. Adesso passiamo all'altro occhio e applico un prodotto. Questo prodotto mi è stato offerto da Estée Lauder tramite Octoly ed è un prodotto di Estée Lauder, appunto il Revitalizing Supreme Plus. È un Global Anti-Aging Gel che riduce le rughe, le linee di espressione, le borse e
illumina la zona del contorno occhi e ha un'azione che dura nel tempo. Devo dire che lo sto utilizzando con estremo piacere, soprattutto perché ha una texture fresca. È una crema gel che quindi rinfresca moltissimo la zona del contorno occhi, quindi secondo me è anche molto adatto a essere utilizzato in questo periodo. Ultimo step, e ce l'abbiamo fatta, ma per me è assolutamente un piacere, è la crema viso. Per la parte B utilizzo questa crema di Sunflor che avevo comprato, mi sembra in Francia, forse l'avevo comprata su sanareva.it, e ovviamente alla rosa, non poteva essere altrimenti. La utilizzo alla sera, la sto per terminare, mi piace tantissimo, e è molto soffice, molto setosa al tatto e lascia la pelle morbida. Adesso passiamo all'applicazione dell'ultimo prodotto, che è una crema viso. Questo prodotto mi è stato offerto da Darphin tramite Octoly ed è appunto una crema di Darphin della linea Exquise Age. Si chiama crema rivelatrice di bellezza. Ebbene sì, rimpolpa, idrata, protegge la pelle che risulta luminosa, elastica, compatta. Rughe e rughette quindi risultano ridotte. Ed è priva di parabeni. È una crema che ha una texture che dovreste provarla per poter capire. Fantastica. E al mattino mi sveglio con una pelle morbida, compatta, luminosa, e ve la consiglio. Vi auguro una buona notte. Questa era stata la mia night skincare routine. Vi saluto, spero che tutto, insomma, vi possa essere stato utile questo video. Un bacio e alla prossima. Ciao!